Amici, buongiorno. Oggi Borghimoto inizia dai 2744 metri del Colle dell'Agnello, il secondo valico automobilistico più alto d'Italia. E non può vantarsi del primo posto per soli pochi metri in meno rispetto al passo dello Stelvio. Il Colle dell'Agnello si affaccia sul confine tra Italia e Francia e per chi ama viaggiare in moto rappresenta uno dei grandi classici degli itinerari alpini. Siamo qui perché in sella alla Ace of Spades, una delle special di casa SVM, andremo in discesa lungo il serpentone ritornanti della Val Varaita, alla scoperta di Chianale, situato a 1800 metri ed inserito nell'elenco dei borghi più belli d'Italia. La Ace of Spades è una special che nasce sulla base della Gran Milano e si differenzia per il look total dark, gomatura off-road, manubrio da cross e sella standard doppia che le donano uno stile inconfondibile. Siamo a Ponte Chianale, sono con Giorgio e Marco e so che qui si svolge l'Agnello Treffen. Di cosa si tratta? L'Agnello Treffen è un raduno motociclistico, si svolge d'inverno, diciamo è da 4 anni che si svolge qua a Ponte Chianale e raccogliamo motociclisti da tutte le parti d'Europa. Bello, ma quanti motociclisti arrivano? Arrivano tra i 1500 e i 2000 motociclisti. Vabbè, un bel numero, ma il periodo quando è che si svolge la prossima edizione? Il periodo è fine di gennaio, tra il 15 e la fine di gennaio, tutti gli anni. Mi sembra una cosa interessante, quindi non possiamo mancare e brindisi all'Agnello Treffen. E vi aspettiamo tutti. Beatrice, grazie per farci da cicerone oggi in questa giornata alla scoperta di Chianale. Nessun problema, mi fa molto piacere. Bene, so che ci puoi dire qualcosa di interessante e di meno conosciuto ai più. Sì, voglio portarti a scoprire qualche strada laterale, si chiama Chintano in occitano. Siamo arrivati all'interno di una corte chiusa. La struttura delle corti chiuse, che sono strutture architettoniche tradizionali di Chianale, è proprio questa. Un cortile più o meno grande su cui si affacciano diverse case. Il vantaggio di avere questi cortili quasi isolati rispetto alla strada principale di Chianale era la protezione contro il freddo durante l'inverno, quando la neve delle falde dei due tetti quasi si toccava e si formavano delle piccole camere isolate, calde, perché tutte le case scaldavano, producevano calore e quindi si isolavano contro il freddo. Il secondo vantaggio era indubbiamente un meccanismo di difesa dalla strada principale. Guarda, siamo ritornati sulla strada principale di Chianale. Questa strada ha un nome, si chiama Chemin Royal, è la via che anticamente conduceva in Francia. È una strada molto importante per la quantità di scambi che si sono tenuti, per la quantità di transiti che appunto di qua hanno avuto luogo. Immagina poi che tutti gli edifici che ci sono lungo il Chemin Royal all'interno di Chianale avevano anticamente una funzione, un ruolo, uno scopo. E qual era? Qua ad esempio siamo di fronte all'antico tempio calvinista. Ti accorgi che non è un edificio qualunque anche dalla forma
della serratura, estremamente rifinita, a forma di cuore e adatta ad ospitare una chiave di dimensioni considerevoli. Importanti. Beatrice, in Chianale la presenza religiosa è molto importante. Estremamente importante, immagina, pochissimi abitanti e ben 3 chiese. Se ti va ti porto a vedere Sant'Antonio. Assolutamente, grazie. Guarda che meraviglia questo affresco. È risalente alla fine del 1300, è venuto alla luce pochi anni fa dopo un attento lavoro di restauro. Prima era coperto da uno strato di calce risalente al 1700. L'umidità, che è un po' una piaga di questa chiesa che si trova vicino al fiume che attraversa Chianale, ha fatto sì che alcune parti dell'affresco più recente si staccassero e venissero alla luce questi colori meravigliosi. Tutta la chiesa risale proprio al 1300, è una delle chiese più antiche della Valle Varaita. Devi immaginare che tutto quello che vedi oggi in realtà anticamente non aveva la stessa forma, la stessa struttura. Abbiamo appena attraversato un punto della strada di Chianale in cui c'era la casa dei doganieri, c'era proprio la dogana. Era lì che si dichiarava quello che si trasportava, che si pagava il dazio appunto per passare in Francia. Il confine vero e proprio si può dire che fosse lì. Quindi Chianale, paese diviso metà italiano, metà francese. Qualcosa del genere, sì. Chianale era un paese estremamente vivo, estremamente pieno di gente. Devi immaginare che ad un certo punto della sua storia, qualche secolo fa, la popolazione di Chianale fosse di circa 500 persone. E oggi quanti siete? Oggi siamo ben meno, oggi siamo all'incirca una ventina nei periodi più freddi, invernali, quindi molti meno rispetto alla popolazione che ha visto Chianale nella sua storia. Uno dei detti che sono più famosi a Chianale, più conosciuti a Chianale, è che ci sono 9 mesi di inverno e 3 mesi di inferno. I 9 mesi di inverno sono quelli che ancora oggi si sentono, perché la stagione invernale oggi inizia molto presto, spesso a ottobre nevica già, e i 3 mesi di inferno sono quelli estivi, in cui ci sono tutti i lavori da fare. Anticamente c'era la fienagione, c'erano i lavori dei campi, c'era da accudire il bestiame, e oggi la realtà è abbastanza simile, perché per i 20 abitanti che ancora stanno a Chianale, la stagione estiva per la maggior parte di essi è una stagione dedicata al commercio, dedicata al turismo. Pier Matteo, un Chianalenc doc, nato e cresciuto a Chianale. Sì, sì, sì. Io sono nato nel 54, sono praticamente sempre vissuto su Chianale. Quindi io credo che tu ci possa raccontare qualcosa su questo lago, che in realtà è una diga. Sì. E ha una storia molto particolare. Praticamente la storia del lago di Ponte Chianale nasce da studi geologici partiti nel 1935, poi c'è una progettazione di 2 ingegneri del Politecnico di Genova che praticamente fanno lo studio di fattibilità, e uno diventa anche direttore dei lavori, che iniziano nel 1936 e si protraggono fino al 1942. La particolarità qual è? La particolarità di questa costruzione è il fatto che è stato sommerso interamente una borgata, che si chiamava Borgata Chiesa, ed è interamente scomparsa. C'era una chiesa, c'era una trentina di case, che sono state completamente sommerse. Diciamo, agli inizi degli anni 50 si intravedeva ancora il campanile, poi anche lui è venuto giù, e nel dato della costruzione, diciamo, nella convenzione che era stata stilata fra lo Stato e il Comune di Ponte Chianale, era quella di ricostruire. Avevano ripreso il portale di questa vecchia chiesa, che è stato reimpiantato in una nuova costruzione, che è l'attuale parrocchiale della frazione Maddalena, del capoluogo. Di fronte alla diga c'è il Bosco della Leve, di cosa si tratta?
Allora, il Bosco dell'Alevé è la più grande cembretta d'Europa e si estende sul territorio di tre comuni, comuni Pontechianale, Casteldelfino e Bellino. Era conosciuto sin dall'antichità, viene citato da Virgilio, come il bosco ai piedi del re di pietra che è il Monviso. Il Bosco dell'Alevé è attualmente richiamo di molti turisti da tutta la parte d'Europa e praticamente offriva nell'antichità legno particolare molto malleabile e difatti tutti i mobili fino al 1800 praticamente sono realizzati con pino cembro. Poi in seguito un particolare, il bosco del, diciamo, il legno di cembro veniva utilizzato per la, diciamo, per, in occasione della panificazione che si faceva una volta all'anno, si cuoceva il famoso pane di segala e questo pane di segala, il forno veniva scaldato con il pino cembro che dava un gusto, un sapore unico al pane di Chianale. Ci è venuta un po' fame. Grazie a Simone del Miralago, oggi assaggiamo un piatto tipico dell'Alta Val Varaita. Di cosa si tratta? Le raviole della Valle Varaita è uno dei piatti più tradizionali e antichi forse della valle, è quello che però negli anni è stato sempre più valorizzato e portato avanti anche grazie un po' a tutti i paesi alla ristorazione. È un piatto semplicissimo che ha preso fama forse grazie al multigusto che offre il piatto. Non è nient'altro che un gnocco di patate con una forma un po' affusolata, ha tendenzialmente come ricetta base un ripieno di formaggio morbido, non viene fatto nient'altro che far bollire il gnocco, una volta scolato venendo a galla dalla bollitura, viene condito non con tutti ma la maggior parte con un filino di panna, degli strati di parmigiano e del burro nocciolato che gratina il parmigiano. Mi sembra ottimo. Ha la sua potenzialità di gusto come di calorie. Io non so resistere, quindi buon faccio appetito. Che assaggiarne subito una. Sono già buone. Sì. Molte grazie. La puntata di Borghi in Moto termina qui. Un saluto da Chianale e ora sarete voi a decidere quanto spingervi lontano e trasformare questo borgo in una tappa o nella meta del vostro prossimo viaggio in moto.